Allora, buona fede, è difficile fare riforme perché poi dietro ogni riforma c'è gente che perde il lavoro. In questo caso ci sono due problemi, secondo quello che abbiamo visto. Podestà che dice ci chiedono di rimanere fino al 31 dicembre a lavorare gratuitamente e senza staff. Come facciamo? E la seconda cosa sono invece i lavoratori precari, perché poi capita sempre che insomma, ci sono gli anelli più deboli che sono quelli che pagano un po' il conto. Che dice? Beh, le dico che intanto l'obiettivo di questa riforma era ridurre i costi della politica e quello direi che è un obiettivo raggiunto perché Non si è votato non per so le se vi siete province. accorti, ma appunto per le province questa volta non abbiamo votato. Questo significa un risparmio netto e significa 3.000 consiglieri provinciali, presidenti di provincia annessi e connessi che non sono entrati in carica. Poi certo la riforma va completata, anche perché deve essere necessariamente una riforma costituzionale. Lei lo sa, le province possono essere abolite nel nostro ordinamento solo con riforma costituzionale. E infatti nella riforma del titolo quinto della Costituzione che è in discussione in questo periodo, insomma, in questi giorni, verrà data una sistemazione generale all'assetto istituzionale, quindi anche alle province. E E il quindi personale anche a verrà queste, messo nelle e regioni quindi per anche, anche verrà data una risposta anche al personale che appunto sta aspettando di capire quale sarà il suo destino. Tommaso, Ma è un ti discorso vedo straordinario, molto è un discorso straordinario dubbioso. che si inserisce in questo percorso che stiamo vivendo, dove l'Italia, non potendo cancellare la corruzione, non potendo cancellare l'evasione fiscale, non potendo cancellare in pochi giorni ciò che è il problema, la massa di problematica vera che si unisce alla crisi, ha bisogno di vittime sacrificali. Una sono le province, una sarà Galan, ce ne saranno delle altre, non è l'Italia che piace a me. Detto questo, io avrei abolito le regioni se serviva a togliere dei costi inutili, perché i veri mostri di questo paese sono queste entità antistoriche, a differenza delle E invece province, che pensa un po', costano ma vogliono davvero, andare a che costano, prendere i però non si senatori dei poteva fare, consigli però non si regionali. poteva fare. Comunque, Però si hanno scelto di abolire le riformeranno. province. Però si riformeranno. Rivediamoci fra 5 anni, vediamo cosa è cambiato sul piano dei costi della politica con l'abolizione delle province. In un paese prefettizio come l'Italia, dove tutto è provinciale, le questure, le prefetture, le camere di commercio, le motorizzazioni, cioè tu abolisci la parte politica che costa 4 lire di un meccanismo che rimane in piedi e lasci le regioni che spendono miliardi, che fanno il Ma Mose, che fanno tutta l'Expo. Chi l'ha fatto l'Expo? La provincia di Milano? No, però Cioè, posso capito? dire una Quindi cosa? è capito? È l'Italia che cerca di far vedere perché ha bisogno, è giusto. No, però Quello che scusa. servirà non sarà il taglio di questi costi della politica, avremmo votato con le europee, quindi comunque avremmo votato in un meccanismo di spesa già avvenuta. Avremmo avuto qualche consigliere provinciale in più, si poteva togliergli lo stipendio. Detto questo, un pochino toglierà una goccia in quell'oceano, ma quello a cui serve questa riforma è dire che si fa, perché serve anche questo alla politica per riavere È credibilità. l'immaginario No, però posso collettivo. dire una Perché cosa? Galan verrà No, però. arrestato? Fammi finire. Perché Galan verrà arrestato? Non perché qualcuno ha letto le carte, ha valutato il fumus persecutionis, ha pensato che come Tortora potrebbe essere innocente, poi sentiremo magari fra 10 anni tutti piangere. Non per quello. Perché serve una vittima sacrificale per dire che il paese è onesto. Ecco, io non voterei quello, io non mi sentirei di fare così e di dire queste balle. Ecco, non mi sentirei. Dopodiché va fatto, perché altrimenti chissà dove finiamo. Ecco, io non voglio farlo. Quindi non sono contento dell'abolizione in questo modo delle province, non sono Vabbè, sì, contento che in vai. Italia si debba votare in quella maniera. Credo che aggiungiamo problemi a problemi. La faccio No, rispondere, però, però aspetti un ecco. attimo perché voglio sentire anche Lotito che ne pensa, che è un bel po' Ma che non guardi, parla. velocissima, perché è singolare. Abbiamo fatto due campagne elettorali a dire che le province erano inutili, che le province andavano abolite. Adesso che abbiamo messo mano in parte alla riforma delle province, si dice che invece le province vanno benissimo, Non il vanno problema è un benissimo, altro. non Il problema risolvono è nessun no, perché ha appena problema. detto, le Ho detto prefetture che sono abolirei le regioni, provinciali. non ho capito E perché non avete infatti il abolito problema è un le altro. Allora, si dice che il problema è un altro. Allora, quando andremo a toccare Intanto aboliamo una le regioni, gara. quando andremo a La toccare le regioni, differenza, adesso fa scusami finire se lei mi però. permetti, c'è una Quando bella andremo a differenza riformare poi. le regioni, perché abbiamo già detto che le Guardi, competenze delle ma regioni non vanno lo dico riviste, contro di te, abbiamo ma già perché la detto che prendi la come un fatto riforma. Ma personale? no, Non è io non mica sto. che lo dico No, contro no, il tuo amico fermo. Renzi, No, lo dico in fermo lei però. Ragazzi, ragazza, non si capisce però. così. Sì. Sembra sempre, Vabbè, ormai quando ho siamo finito, arrivati. magari Scusatemi, rispondo. provo a mettere Siamo ordine. arrivati, però siamo arrivati che tu No. dici una cosa, Provo a allora si mettere parla al ordine. Quello plurale. che dice No, Cerno, al quello che dice plurale, Cerno, sto parlando sostanzialmente dell'Italia, non del No, ma PD. io per carità, io rispetto le opinioni di No, tutti, io aspetti, però voglio arriviamo dire al un'altra succo, perché cosa. secondo me la cosa è il succo che voglio dire lui è. Il succo No, è? c'è Il succo è bisogno che il di problema è sempre un simboli altro. e quindi No, pur il di succo portare a è che il casa problema è via il sempre un Senato, via altro. le province, alla fine
anche se si fanno maluccio queste riforme, serve il simbolo, questa poi è la critica di fondo. No, invece questo... a me pare di aver colto un altro tema, cioè il tema è, il problema è sempre un altro. Ma no, è quello il che dice la Merlino, no, quello che ho detto io. Il problema è che il paese è fermo da 20 anni, se abbiamo iniziato con un pacchetto di riforme a rimettere in moto questo paese, il problema è un altro. Prima era le province, tocchiamo le province, cosa, ho detto quello che dice la Merlino, che sono dei simboli, ho parlato di Galan, ho parlato anche di Galan, non essere, sei una persona intelligente, intellettualmente onesta, hai preso 300.000 voti, perché devi dire una cosa diversa da quella che ho detto? Ma, ho detto io che è una riforma che serve fare, che non risolverà il problema economico, e lo sai anche tu del paese, certo che lo so anche... ma siccome abbiamo bisogno di simboli, manderemo in galera Galan e toglieremo le province. Io non, a me non piace stare in questo meccanismo mentale qui. A credo me, che però, questo paese abbia bisogno di essere sincero. A me invece non piace stare in un meccanismo tale per cui il problema è sempre un altro e tale per cui si preferisce l'immobilismo piuttosto che dare delle risposte magari parziali, perché l'ho detto io per prima che non è questa la riforma delle province e che andrà completata, però intanto è un avvio, però intanto però dopo 20 anni stiamo rimettendo in moto il paese. Posso questo mi pare evidenziare.